All around people looking them. Walking on the sidewalk. buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Summer in the City. Anche oggi qui in diretta, appena fuori i nostri studi dal cortile di Milano News. per... Eh, affrontare, diciamo, nella migliore maniera possibile, un po' all'ombra, un po' con un tè freddo, eh, questa estate calda milanese e cosa non c'è di meglio da fare in questa estate milanese per chi rimarrà a Milano che magari passare delle serate insieme, trovare il modo di farsi una serata tra amici o ancora meglio tra magari persone che si conoscono nuove, nuove persone, nuovi conoscenti. E come farlo? Beh, eh, c'è un sito che nasce a Milano, che ci aiuta in questo. E ne parliamo, appunto, con uno dei creatori fondatori di Come Home, giusto? Sì. Ciao, ciao Michele. Michele Cesare, appunto, di Come Home. Eh, è un sito internet? Sì, al momento sì. Abbiamo un sito internet e una versione privata dell'applicazione. Ok, ok che come dicevo appunto mi potrebbe aiutare in questa estate caldata milanese a conoscere gente nuova e organizzarmi delle serate un po' più divertenti che stare insomma da solo sul divano a la minetta. Assolutamente sì. Come funziona allora, che, O meglio, come nasce l'idea di Camom? Allora, l'idea nasce qualche anno fa dopo esperienze universitarie all'estero. Ho conosciuto Daniele, uno dei, dei miei soci. E da lì l'idea di rendere, eh, noi facciamo tanti eventi in casa da parte nostra, era l'idea un po' di avere uno strumento tecnologico che permettesse di farlo nel modo più semplice possibile. E poi era il periodo anche dei, dei social network, Facebook, Instagram, tutte queste robe che ci, ci siamo resi conto che alienavano le persone, quasi le allontanavano più che connetterle davvero nella vita reale. Quindi l'idea di sfruttare la tecnologia per fare un qualcosa che faccia un po' riscoprire il senso della connessione nella vita reale tra le persone. Ma diciamo che quindi, come molti dicono, siamo forse arrivati ormai nell'era post-social network, sì, cioè, dove il social network troppo. ormai diventa un social network reale, un social network fisico tra di noi, però passando comunque sempre, diciamo, dal digital che ci aiuta sì, esatto. e ci Semplifica... rende la vita più facile. Ecco, allora, eh, quindi che cos'è, come la definiresti come home, che cos'è? Camom è come una sorta di Airbnb per eventi in casa. Sostanzialmente è una piattaforma dove tutte le persone possono organizzare il proprio evento o partecipare a eventi di altre persone sconosciute nella stessa città e, o con amici di amici. E quindi questo dà la possibilità facilmente, come hai detto tu, di incontrare nuove persone, condividere interessi e passioni in un ambiente molto informale e familiare come appunto la casa. Ecco, che tipo di. Uh... Diciamo, eventi, come si può chiamare eventi incontri piccoli eventi, piccoli sì. eventi. Ecco, che cosa trovate adesso se uno va su camom adesso che il sito comunque è funzionante quindi può in questo istante andare camom.camomapp.it uh, che cosa gli viene offerto quell'offerta diciamo che in questo periodo va per la maggiore perché poi immagino che siano gli utenti a decidere no? sì assolutamente noi mettiamo a disposizione appunto solo la piattaforma poi lasciamo piena creatività ai nostri utenti la maggior parte degli eventi che si organizzano sono per lo più aperitivi, e cene, piccole festicciole, ma anche degustazioni, piuttosto che ci sono state delle mostre fotografiche, d'arte, delle eh. partite a risico, qualsiasi tipo di attività. Allora, tutto, Davvero tutto. Cioè, sostanzialmente la casa è solo un diciamo aggregatore che facilita le, le relazioni tra le persone, perché ovviamente è un ambiente molto più informale dove c'è più ecco, facile entrare in confidenza. Sono tutti gli eventi fatti, diciamo, in casa? Sì, in casa o comunque in spazi che mh, hanno un'intimità tale da sembrare sostanzialmente una casa. Ovviamente con l'arrivo dell'estate abbiamo fatto anche degli eventi, hanno proposto degli eventi fuori o più particolari, come picnic al parco o qualcosa del genere. E nei limiti diciamo, dell'intimità dell comunque della situazione, quindi l'idea è sempre mantenere un numero abbastanza basso di partecipanti, un massimo di 50-70 persone. Questo appunto per facilitare le, la possibilità di conoscere una persona che è quello che un po' differenzia quello che puoi fare con Camombe, per uscire, andare in un locale o fare qualche altra cosa che comunque puoi fare dopo aver conosciuto altre persone in casa. Ecco, come funziona proprio l'applicazione, il sito che poi comunque appunto come dice già nel eh. sito si dice Camomapp, quindi eh. insomma diventerà sicuramente, sicuramente un'app sì. pubblica, Assolutamente. Eh, come funziona poi il sito? Cioè io devo eh, iscrivermi, devo mettere su un evento, come funziona? Sì, se tu visiti la pagina, quindi digiti camomap.it e vai sul sito e puoi scoprire facilmente gli eventi che hanno organizzato diciamo, i nostri host e da lì cliccare per avere maggiori informazioni e ti accrediti, puoi accreditare anche i tuoi amici e poi partecipare direttamente all'evento. Dall'altra parte... anche host. Esatto, puoi richiedere di diventare host proponendo il tuo format. In questa fase noi assistiamo praticamente individualmente ogni host, diamo tutto il supporto comunque anche per... Eh, e capire quali sono le esigenze dei nostri host, come rendere, creare un servizio sempre più appunto, su misura per loro e, e poi organizzare appunto, il tuo evento, definire che sia una cena, un aperitivo, eh, serie, tv da vedere insieme, qualsiasi roba. Definisci il numero di posti disponibili, cosa offri, in che modo i tuoi ospiti possono contribuire, quindi portando semplicemente qualcosa da bere piuttosto che con un piccolo contributo a spese. E sostanzialmente da lì gestisci poi i tuoi ospiti, sai, le persone precise che arriveranno a casa tua, eccetera, eccetera, e poi il momento dell'incontro che diciamo è il perché c'è tutto questo. Allora, immagino, dicevi che state uh, assistendo diciamo, personalmente in questa fase sì. degli host, quindi immagino che insomma, sei a festa ogni sera. Praticamente. <ride> Beh, ti, sei un ti sei inventato un bel lavoro qui. Eh sì, ci abbiamo fatto diciamo. di <ride> necessità virtù. Che luoghi hai scoperto che poi ti hanno lasciato diciamo, sbalordito a Milano? Guarda, ci sono stati veramente degli eventi particolari in delle case. Mh, tutte, mh, la cosa bella è che c'è sempre tanta differenza di, di esperienza in esperienza, quindi. Eh, mh, Colpisce sempre molto la cura dei dettagli che ha ogni host nell'organizzare il proprio evento, il senso comunque veramente di condivisione immediato che si crea tra le persone e anche forse il mettersi in gioco sia da parte dell'host che del partecipante in una situazione diciamo us uscire un po dalla propria zona di comfort permette mh, di veramente che si creino situazioni e un'empatia tra le persone che è fuori dal comune. Allora quindi ormai, cioè, se non sei entrato qua dentro, ho cominciato a pensare guarda, a, un a un che evento, evento si potrebbe fare. Immagino. Perfetta, come ma lo che ecco. Che tipo di evento immagineresti? Ma guarda, Sfruttando questa terrazza, Sangria Parti, qui sarebbe sì. l'ideale. <ride> ti fa male che buona parte della redazione è astemia Quindi quindi dobbiamo invitare allora domenica. fai fuori, una domenica infatti. da te? Ah. Beh, una domenica da te. Ci sono dei ragazzi, i ragazzi di semisuona tra l'altro, sì. che hanno organizzato questo format anche in collaborazione con la nostra piattaforma e l'idea è appunto far scoprire nuovi musicisti emergenti diciamo, del panorama musicale italiano. E facendo ognuno fa due porta due tre pezzi, con un, diciamo, un pubblico di persone anche critiche musicali, che sono lì tipo a dare dei consigli, supportare quella che è. È, una, è stato un evento anche quello molto bello. Ecco, appunto, ci sono poi degli eventi che quindi si ripetono anche? Sì, diventano, diventano dei, dei format... veri e propri format che le persone possono richiedere di ospitare a casa loro. È il caso anche della Piedmont Lady, una ragazza piemontese, e lei insomma lì è per passione più che... Sta, ne sta, la sta trasformando in una professione, sì, sì. ma sostanzialmente è una passione, e, dove appunto eh, la prima l'ho ospitata a casa mia, pensa, ho fatto una degustazione di vini e prodotti tipici piemontesi. E lei organizzatissima arriva con tutto il suo kit a casa a kit la degustazione, prepara tutto. E ecco, come dicevi appunto? Quindi eventi bene. davvero di tutti i generi, cioè gastronomici, eh, musicali. L'idea della piattaforma non è di essere verticale su una specifica categoria, ma di essere più che altro un aggregatore sociale per appunto interessi e passioni. Dove appunto la, eh, il punto in comune è semplicemente il luogo, inteso come. Della situazione, più che cosa c'è nel futuro di Camom? So che sono stata una startup quindi parlare di futuro, però in realtà eh, insomma, i tempi sono veloci. Immagino cosa c'è nel futuro di Camom? Sicuramente procedere con lo sviluppo dell'applicazione rispetto anche a tutti i feedback, suggerimenti che stiamo ricevendo dai nostri utenti. Abbiamo anche un gruppo Facebook infatti privato, Camom Beta Tester, dove le persone entrano e possono darci appunto suggerimenti, consigli. Poi diventa anche un modo più semplice per conoscere la community, avere domande, dubbi e anche per organizzarsi per andare insieme ai Camom, a volte, cose del genere. L'idea sì, quindi è sviluppare il prodotto, andare prima dell'estate con l'applicazione pubblica. E da lì sempre più perfezionare quello che è il servizio e presto arrivare in altre città, sia in Italia che in Europa. Al momento siete solo su Milano? Solo su Milano, sì. Solo su Milano. Come mai Milano? Milano, per una serie di perché circostanze... Perché non sei di Milano? No, no, io non sono di Milano, eh. si sente al mio accento... E come solito chi viene a Milano viene a Milano a fare le cose, perché invece milanesi, siamo sfatando un po' questo mito del milanese che Lo fa le cose. delle cose perché in realtà chiunque sta vedendo che fa cose non è milanese quindi, cioè, è poi è andato da Milano. qualche altra parte a fare qualcosa poi se dicevi, come mai proprio Milano? Milano perché mh, eh beh, io ho studiato qui mi eh, sono trasferito a Milano per fare l'università poi qualche esperienza fuori e comunque il gruppo di persone che ha cominciato a fare eventi in casa diciamo, la prima community eh, spontanea si è creata qui su Milano quindi abbiamo ritenuto fosse il luogo ideale per partire, rispetto sia alle connessioni a una base che già si era creata, e anche per il gusto di fare qualcosa facendola partire dall'Italia. Nel senso, eh, si parla tanto di quanto sia difficile effettivamente fare impresa e fare attività in Italia. Lo è con tutta la burocrazia e quello che succede, ma allo stesso tempo penso che abbiamo dei tratti unici anche nel. In, nello spirito imprenditoriale, piuttosto che nella cultura, che mh, possono essere valorizzati su alcuni tipi di progetti, e questo penso che ne sia l'esempio e che dicevi appunto quindi anche poi di andare eh, all'estero, state pensando appunto di uscire anche dall'Italia. Sì, assolutamente. Siete già, avete già idea di come poter fare, di dove andare? Siete già... ah, è sicuramente è un progetto che si presta molto bene in grandi città, quindi dove, come hai detto tu, ci sono molti fuorisede o comunque persone che mm -hmm. in qualche modo. Non hanno un nucleo, preciso di, cioè, hanno piacere a conoscere nuove persone e fare nuove esperienze. E in Europa, capiremo quale può essere la capitale europea più diciamo attraente. A Milano, invece, al momento, eh, beh, voi siete partiti quando? da poco? Da un annetto. Da un annetto, no, prima da Secondo un po' di poi esperimenti, poi da gennaio. Non esiste, diciamo... proprio vi siete un po' fatti vedere di più, sì, giusto? Sì, sì, beh, sì. giustamente. Insomma, quando si è più sicuri di sé. Sì, abbiamo tanti esce, esperimenti. Quanti host avete al momento al su Milano? Ho avuto oltre 50 host. Beh, sì. Sono cresciuti tanto negli ultimi mesi. E da, diciamo da gennaio in poi che effettivamente la piattaforma è online, eh, c'è stata una crescita esponenziale degli host, continuano ad arrivare sempre più richieste. Ecco, allora, dividiamo Questa il mondo no, in due in questo momento. Gli host da una parte e, non so come i guest. guest. Teniamo guest dall'altra. Uh, perché? Devo utilizzare come home se sono un host o se sono un guest? Allora, se sei un guest, diciamo che può essere il caso più facile, è per la voglia di conoscere nuove persone, innanzitutto, fare qualcosa di diverso, e vivere un'esperienza, comunque, mm, che in qualche modo è unica nel suo genere, e, mm, e si può essere sicuramente uno dei motivi principali. Essere un host è, diciamo, un livello. Ancora in più, perché sostanzialmente mh, corrisponde a un'apertura mentale tale da aprire, essere disposti ad aprire le porte di casa propria anche a persone potenzialmente sconosciute, ehm, che in realtà eh, ci siamo resi conto sempre di più: si crea una selezione naturale di quelli che sono poi i valori, anche gli interessi e le passioni condivise tra le persone. Quindi. Mh, Diciamo, è come essere una sorta di cicerone di casa propria dell'esperienza che, che si fa vivere. Quindi, sicuramente, una voglia ancora più grande di condivisione, di far vivere un'esperienza dove, dove si ha la propria mano. Ecco, tu dicevi appunto: è un'esperienza che cercherete di esportare, di portare all'estero però appunto tutti da Milano eh, la casa lo sappiamo è uno di quei luoghi a cui siamo più eh, legati e tutto quanto è stato magari difficile all'inizio convincere gli osti a dire ma no aprite le vostre case guardate che eh, c'è del bello in casa vostra da far vedere a tutti sì sicuramente non è stato facile all'inizio come dici tu si è dovuto lavorare tanto sulla diffidenza un po' delle persone ma quindi immagino che adesso sia molto più facile adesso è sempre cioè, molto, molto più cioè, facile cioè, diciamo... anche cioè, il mondo anglosassone, più sì. eh, la festa in casa si fa più facilmente con sì, le porte sì, aperte. Sì, sì, chi viene, viene. Qui Ma insomma faccio pensi... già fatica a fare tra i parenti eh, a volte. Sì. Quindi, eh, infatti, ci pensi anche una piattaforma come Airbnb, stessa. Pur nascendo in un contesto totalmente diverso in Italia, non avresti mai immaginato fino a dieci anni fa di aprire le porte di casa tua per ospitare a dormire uno sconosciuto. Quindi, sicuramente la cultura delle persone sta cambiando. E... Questo ci aiuta tanto nel, nel comunicare quella che è un po' la nostra proposta di valore. Però diciamo la fiducia è il punto chiave, ed è anche per questo che lavoriamo tanto sulla nostra community, siamo molto vicini per creare appunto un ambiente sicuro di fiducia. Quanto è importante per un progetto di genere avere appunto una vera e propria community dietro? È fondamentale, fondamentale perché è rispetto alla community che si costruisce diciamo, il prodotto, il rispetto alla community che si capisce in che direzione andare è un qualcosa che appunto mh, viene costruito sul uh, sul bisogno umano più che mai no? quindi mh, è sicuramente una cosa fondamentale, il concentrarci sempre di più sulla community ci ha permesso di imparare tantissimo e arrivare oggi comunque a avere un, una buona crescita Ecco Michele, ci ricordi allora, le coordinate per uh, venire in contatto appunto con Camom, per usarlo sì. al allora, sito internet camomapp.it Abbiamo una pagina Facebook, Camom, un gruppo chiuso, Camom Beta Tester. Ci potete seguire anche su Instagram, camom.app. Perché poi vedo che fate vedere le foto delle feste, degli sì, eventi sì, che sì. fate. Cerchiamo Quindi, di insomma... raccontare un po' le esperienze, no? che è quello che poi affascina e incuriosisce diciamo le persone a scoprire di più che cosa ti sta stupendo di questa esperienza? cosa che magari non ti saresti aspettato all'inizio Ma... quando hai pensato all'idea e invece ti sei ritrovato a dover affrontare questa cosa e ti sta piacendo e molto è veramente come vivere un esperimento sociale perché ti rendi conto che nel momento in cui le persone varcano la soglia di casa di altre persone, si creano queste situazioni è proprio bello vedere come rotto l'imbarazzo iniziale, rotto il ghiaccio iniziale l'imbarazzo e si crea veramente subito um, una situazione di empatia e condivisione che è al di là di ogni aspettativa. E stiamo scoprendo in qualche modo un aspetto dell'essere umano che in qualche modo ci eravamo dimenticati o avevamo lasciato un po' da parte, e questa è penso, la cosa che ci dà più motivazione e orgoglio nel portare avanti questo progetto. Perfetto, allora Michele, io ti ringrazio. Siamo in chiusura. Uh, ripetiamo allora, camomap.it, il sito internet. La cosa bella è che non va in vacanza, anzi, no, 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 sicuramente no, anzi. questo è il periodo in cui no, ci sono la maggior parte degli eventi, magari anche. Ho visto, ho visto terrazze. Sì, venerdì c'era una veste in piscina addirittura. Ah, beh, addirittura, quindi insomma, andate sull'applicazione e vedete un po'. Quali eventi ci sono che possono piacere di più o di meno? Senso che ci cioè, di tutto, cioè, no? cioè, cioè di tutto, culturali, cioè. Eh, di divertimento. In caso trovate l'evento che fa per voi, organizzatelo voi. organizzate, fate la cosa più bella, se c'è qualcosa che non vi piace, non trovate quello che vi piace, potete farlo. E anzi trovare esatto. poi gente che insieme a voi eh, faccia e appartenga magari a questa community o, o che abbia i, degli interessi in comune con voi. Io Michele ti ringrazio davvero tanto per avermi invitato. Grazie a voi per avermi invitato. Con noi, grazie mille, allora ci seguiremo. E sicuramente seguiremo l'evolversi di Cam Home, insomma può essere un'interessante alternativa a questa estate e poi comunque anche poi al, agli eventi, ai tanti mille milioni di eventi che sono a Milano, beh ce ne sono altri ancora, uh, forse è bello che poi si può tornare a un livello di conoscenza personale anche con chi li organizza e quindi uscire dai social network ed entrare in social life, <ride> dire, una vita realmente sociale in cui conoscere tanta tanta gente nuova grazie mille grazie e a presto a allora grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito come sempre, l'appuntamento con Summer in the City è domani, sempre qui in diretta su Milano All News alle 13.30. L'appuntamento invece per noi oggi pomeriggio, ore 18, con i telegiornali di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto, The sidewalk out of them on that shit